di emergenza in emergenza. Cronaca di un blackout annunciato. Israele, no allo Stato di Palestina. Suez, la guerra fa crollare le entrate. Venezuela, Maduro teme provocazioni. Parigi, ritornano le zone rosse. Il viaggio interstellare continua. Di emergenza in emergenza. La Russia sceglierà tra la più ampia gamma possibile di opzioni, tra cui quella nucleare, nel rispondere occhio per occhio allo spiegamento di missili a lungo raggio statunitensi in Germania. È quanto in sostanza ha dichiarato il vice ministro degli esteri russo, Sergei Ryabkov, secondo cui, per colpa sia della Germania sia, in primo luogo, degli Stati Uniti, si è verificata la totale distruzione degli accordi nel campo del controllo degli armamenti. Tuttavia, secondo Karen Kwiatkowski, ex analista del Dipartimento della Difesa statunitense, la dichiarazione di schieramento dei missili delle strisce in Germania sarebbe una corsa contro il tempo per riempire le tasche di Lockheed Martin prima che Biden lasci l'incarico, vista la probabile inversione di politica NATO degli Stati Uniti in caso di un cambio di amministrazione alla Casa Bianca. Kwiatkowski prevede che le tensioni aumenteranno drammaticamente non solo tra la NATO e i suoi avversari, ma anche tra i cittadini europei, i loro stessi governi e il Parlamento europeo, proprio a seguito della decisione degli Stati Uniti. Perché i missili offensivi a lungo raggio in Europa creeranno nel 2025 nuovi obiettivi di ritorsione, tenendo le popolazioni europee in ostaggio della politica estera degli Stati Uniti, ha concluso Kwiatkowski. Non a caso nei Balcani nasce lo spazio NATO Schengen, Albania, Italia, Bulgaria e Macedonia del Nord hanno firmato un documento di intenti al vertice NATO per garantire la mobilità militare lungo il corridoio paneuropeo numero 7. Ciò consentirà alle truppe della NATO di spostarsi rapidamente e liberamente dall'Adriatico al Mar Nero, nonché, se necessario, di penetrare in profondità nei Balcani. Nel frattempo, il ministro della difesa greco, Nikos Dendias, ha annunciato che anche Grecia, Bulgaria e Romania hanno deciso di creare un corridoio di mobilità militare. Il primo corridoio si estenderà dall'Italia attraverso l'Albania e la Macedonia del Nord fino alla Bulgaria, al fine di accelerare la circolazione delle attrezzature militari durante esercitazioni e potenziali conflitti. Il secondo corridoio prevede l'integrazione di 4 porti, collegherà Salonicco e Alessandropoli in Grecia con Varna in Bulgaria e Costanza in Romania, 4 città strategicamente importanti per la NATO a causa della loro vicinanza ai confini orientali dell'Alleanza. Inoltre, la Romania sta creando la più grande base NATO d'Europa, che copre un'area di 30 km quadrati e ospita oltre 10.000 militari e civili. Parte del personale della base di Ramstein sarà presto trasferito sulla costa del Mar Nero, mentre gli interessi della coalizione si spostano più a est in risposta alla minaccia russa. Nel frattempo, secondo quanto riporta l'emittente televisiva NBC News, i membri della famiglia del presidente Joe Biden avrebbero discusso su come potrebbe apparire l'uscita della sua campagna. E mentre la Casa Bianca smentisce la notizia, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden commissiona un sondaggio per avere un quadro più chiaro della popolarità della vicepresidente Kamala Harris. A riferirlo all'emittente ABC News, citando un alto funzionario anonimo dell'amministrazione. Persino i bookmakers si mettono a scommettere su Biden. Secondo quanto riporta il New York Post, la probabilità di uscita di scena di Sleepy Joe sarebbero dell'84%. Sul fronte economico, intanto, continua la dedollarizzazione. La Cina si è liberata di un'enorme quantità di titoli di Stato statunitense, sia sotto forma di azioni che di obbligazioni.
Si tratta, soltanto nel mese di maggio, di un valore pari a 42,6 miliardi di dollari costituito da titoli del tesoro, agenzie e obbligazioni societarie. Le vendite nei primi 5 mesi di quest'anno sono stati pari a 79,7 miliardi di dollari, un massimo storico per il periodo gennaio-maggio. In ritorsione ai dati provvisori dell'Unione Europea, Pechino ha inoltre avviato indagini anti-dumping verso alcolici e carni suine francesi e danesi. Ma un'altra emergenza colpisce il pianeta, il più grande fallimento informatico di sempre. Così Elon Musk, numero uno di Tesla e X, ha definito il caos informatico che si è verificato oggi a livello globale. Il vero test per verificare se Musk ha ragione sarà la velocità con cui tornerà alla normalità e quanto costerà l'operazione. Intanto si calcolano miliardi di danni nel mondo, mentre CrowdStrike, l'azienda di sicurezza che avrebbe rilasciato un aggiornamento sbagliato mandando in tilt i PC di Microsoft, affonda a Wall Street, dove dall'avvio delle contrattazioni perde il 15%. In calo anche Microsoft, che cede l'1,9%. Cronaca di un blackout annunciato. I problemi al sistema informatico della Microsoft sono iniziati dopo la mezzanotte italiana e hanno causato il guasto a milioni di computer e la sospensione dei voli delle maggiori compagnie statunitensi come la United Airlines, Delta Airlines e American Airlines. Dopo gli Stati Uniti sono state bloccate le operazioni aeroportuali di Zurigo e Berlino e a seguire sia la Turkish Airlines che la Ryanair hanno denunciato problemi con il check-in e la prenotazione dei voli. Numerosi gli aeroporti indiani completamente fermi, grossi guai si sono verificati anche negli aeroporti italiani dove Pisa e Firenze sono stati costretti a sospendere tutti i voli, mentre forti ritardi e cancellazioni si sono registrate a Napoli, Salerno, Bari e Brindisi. In panne sono andati anche i circuiti bancari e ospedalieri, mentre in caduta libera si sono risvegliati i titoli di borsa delle compagnie aeree, dove a guidare il capitombolo borsistico si è attestata la Ryanair, scesa di oltre il 3% alla borsa di Dublino, seguita da EasyJet, Lufthansa e Air France. Non si tratta di un incidente di sicurezza o di un attacco informatico, hanno fatto sapere gli esperti dell'Agenzia francese per la sicurezza dei sistemi informatici. Impossibile tuttavia prenotare la propria presenza alle Olimpiadi di Parigi. Problemi analoghi si sono verificati anche in Giappone e in Israele, dove sia gli ospedali sia le banche sono rimaste per ore prive di sistema informatico funzionante. Se a causa del collasso informatico Sky News non ha potuto andare in onda nel Regno Unito, dove anche il traffico ferroviario è andato in tilt, l'immagine degli aeroporti di quasi tutto il mondo è ben raffigurata dai monitors blu privi degli usuali orari di arrivo e partenza. Tecnicamente definiti Blue Screen of Dead, lo schermo blu della morte, in italiano. Ad essere individuata come causa dei disagi è la società di sicurezza informatica chiamata CrowdStrike, che aggiornando il programma antivirus avrebbe mandato in crash i sistemi della Microsoft. È un dato di fatto che dopo essere stata tagliata fuori nel 2023 dai servizi cloud della Microsoft, la Russia ha implementato l'uso di software open source della Linux e per correre in aiuto dei suoi alleati ha ora messo a disposizione il sistema di backup russo noto come Astra. Va detto che oltre a evadere le tasse, mettere in commercio i dati personali degli utenti e procurare blackouts, i giganti informatici come Microsoft e Google hanno un fabbisogno energetico pari a quello di una nazione come l'Azerbaigian e come se non bastasse necessitano di milioni di litri di acqua dolce per raffreddare i componenti elettronici dei data center. Guasto casuale o 11 settembre dell'informatica? Israele, no allo Stato di Palestina. La Knesset ha approvato a larga maggioranza, 68 voti favorevoli, 9 contrari, una risoluzione che suggella l'opposizione di Israele all'istituzione dello Stato di Palestina.
Già a febbraio l'Assemblea aveva approvato un documento simile, ma con un'importante differenza. In quel caso si esprimeva contrarietà alla costituzione di uno Stato in via unilaterale, cioè in assenza di negoziati diretti con le autorità israeliane. Questa volta l'opposizione è totale. Inoltre non si tratta solo di un'iniziativa del governo di Benjamin Netanyahu. La proposta infatti è stata presentata anche dal partito Nuova Speranza, fondato da Gideon Saar, che in passato è uscito dal Likud in polemica con l'attuale primo ministro. La risoluzione è stata inoltre approvata anche da Benny Gantz e da 3 parlamentari del suo partito, la più consistente delle forze politiche ostili a Bibi. Persino il partito centrista di Yair Lapid non ha votato contro la mozione, preferendo l'astensione. Gli unici a votare contro sono stati i laburisti, il partito arabo Hadash Ta'al e il partito islamista Ra'am. La risoluzione, ampiamente condivisa, giunge a poche ore dalla visita ufficiale di Netanyahu negli Stati Uniti, che manifestanti riunitisi a Tel Aviv chiedono di ritardare fino alla conclusione dell'accordo sugli ostaggi. Intanto il comandante sul campo dell'unità d'élite Radwan di Hezbollah, Habib Ma'atouk, è stato eliminato nel sud del Libano in un attacco aereo di precisione da parte di Israele. Ma'atouk aveva sostituito il comandante Ali Ahmed Hassin, ucciso in un attacco aereo di Israele che aveva colpito la sua auto nell'aprile del 2023. All'inizio di gennaio di quest'anno, l'esercito di Israele ha ammazzato anche il comandante in capo delle stesse forze speciali, Wissam al-Tawil. All'epoca era considerato l'ufficiale di grado più alto di Hezbollah a essere eliminato dopo lo scoppio del conflitto. Suez, la guerra fa crollare le entrate. I profitti del canale di Suez sono diminuiti del 23% durante l'anno fiscale che va dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024. A riferirlo è la stessa azienda che gestisce la circolazione dello stretto egiziano, informando che dai 9,4 miliardi di ricavi dell'anno precedente si è passati ai 7,2 degli ultimi 12 mesi. Le entrate sono quindi diminuite di circa un quarto, così come il transito delle navi, sceso da quasi 26.000 a poco più di 20.000. La causa del calo non è un mistero per nessuno, dato il contesto bellico in cui si trova immerso il canale di Suez, da cui normalmente passa fra il 12 e il 15% del commercio globale. Da novembre dell'anno scorso lo Yemen ha infatti iniziato ad attaccare le imbarcazioni in transito nel Golfo di Aden e nel Mar Rosso, ritenute in qualche modo vincolate a interessi israeliani. Numerose navi hanno da allora scelto di cambiare rotta, circumnavigando tutto il continente africano. Altre aziende hanno invece preferito abbandonare direttamente le rotte marittime, optando per il trasporto terrestre. Il fatto che l'obiettivo delle offensive yemenite, ovvero quello di costringere il governo israeliano a sospendere l'operazione militare a Gaza, non sia ancora stato raggiunto, lascia presagire per il futuro un'ulteriore diminuzione del traffico nel canale di Suez, anche perché il calo delle entrate appena annunciato fa riferimento a un periodo in cui durante 4 mesi non ci sono stati attacchi. Proprio per questo, prendendo in analisi solo il primo trimestre del 2024, il crollo registrato su base annua sarebbe arrivato a sfiorare il 60%, secondo dati riportati recentemente dalla Banca Centrale d'Egitto. Numeri che, dati gli ultimi sviluppi in Medio Oriente, non sembrano affatto destinati a migliorare, almeno a breve termine. Venezuela. Maduro teme provocazioni. A 10 giorni dalle elezioni presidenziali che si terranno il 28 luglio, aumenta in Venezuela il rischio di violenze diffuse. Il presidente Nicolas Maduro ha esortato i sostenitori a votarlo in massa per evitare un bagno di sangue, una guerra civile. Pesano ancora sulla popolazione le sanzioni statunitensi e la tensione resta alta. Per tale ragione il Brasile ha deciso di inviare 2 osservatori a monitorare le elezioni. L'attuale presidente Nicolas Maduro, candidato a un terzo mandato di 6 anni, guida con il 54,2% delle intenzioni di voto, secondo l'ultimo sondaggio svolto dalla società Interlace.
Maduro è sostenuto dal Partito Socialista Unito del Venezuela e dalle forze alleate raggruppate del cosiddetto Grande Polo Patriottico. In base al rilevamento, realizzato il 30 giugno con 1200 interviste in tutto il paese, il principale candidato dell'opposizione, Edmundo González Urrutia, considerato il rivale diretto del leader chavista, al momento ha il 21,1% delle preferenze. Molto meno significative le percentuali espresse per gli altri 8 candidati in gara. Parigi, ritornano le zone rosse. Le misure di sicurezza per i Giochi Olimpici di Parigi, in programma dal prossimo 26 luglio, rievocano quelle applicate durante l'uso del Green Pass durante l'era della dichiarata pandemia. Il tutto, secondo quanto affermato dal prefetto della polizia parigina Laurent Nunez, per far fronte alle sfide di sicurezza che esistono attorno alla cerimonia d'apertura, ma che sono in vigore già da oggi, una settimana prima del grande evento. Per accedere ad alcune zone della capitale francese sarà infatti necessario registrarsi usando appositi codici QR. Le restrizioni riguardano auto, ciclisti, utenti dei trasporti pubblici e persino i normali pedoni, che potranno anche essere perquisiti e dovranno giustificare tramite documentazione il motivo del loro ingresso o transito. La maggior parte delle restrizioni, visto che la cerimonia di apertura avrà luogo sulla Senna, sono in vigore lungo il fiume. Prevista una zona rossa più ampia, all'interno della quale si trova una zona grigia ancora più restrittiva. In alcuni casi è previsto anche il blocco dei veicoli a motore e per quanto riguarda il pass con codice QR potrebbe essere disponibile solo ai residenti o a chi lavora all'interno della zona interessata o a titolari di prenotazione confermata presso un locale. In totale 13 stazioni della metropolitana e della EOR saranno inaccessibili da ora fino alla conclusione della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. Una Parigi blindata che da tempo ha diramato l'allerta terrorismo. Nel frattempo, il Comitato Olimpico ha invitato 59 atleti russi e bielorussi a partecipare senza bandiera ai giochi, ma ne arriveranno solo 17. Gli altri hanno deciso tutti di boicottare i giochi.